Conoscere l'architetto Gianni La Medica è l'obiettivo del convegno e della mostra promossi dall'Università Politecnica delle Marche. Il convegno si terrà venerdì 8 aprile alle ore 15 e la mostra si inaugurerà al termine del convegno e proseguirà fino alla domenica successiva, cioè al 17 aprile. Si tratta di un convegno e di una mostra che tende a mettere in luce e a dare risalto, io credo, a una delle opere più significative del nostro territorio e non solo, perché l'opera di Gianni La Medica, che è ancora architetto vivente ma che ha concluso il suo iter professionale, è ritenuta, dopo alcuni anni di studi compiuti dalla nostra università anche attraverso un congruo numero di tesi di laurea, è ritenuta un'opera che può essere studiata, che ha una qualità rilevante, e questa qualità dell'opera ha anche suscitato l'interesse del Ministero dei Beni Culturali, che ha aperto una procedura di tutela rispetto all'archivio dei suoi disegni. Il convegno, ci tengo a dirlo, è organizzato dall'Università degli Studi di Ancona insieme all'Ordine degli Architetti della provincia di Pesaro, all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, alla Fondazione Cassa di Risparmio, e vede il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano. Parteciperanno il sovrintendente archivistico della Regione Marche, docenti universitari dell'Università di Perugia, professor Milelli, dell'Università di Ancona, il professor Alici, e poi daremo spazio a alcune studentesse che hanno realizzato delle tesi di laurea sull'opera di La Medica e il cui lavoro ha reso possibile produrre tutto il materiale che sarà poi anche visibile nella mostra.